Ciao amici e bentornati qui su tecnoandroid.it. Oggi sono riuscito a tornare in ufficio e mi trovo qui con Raffaella per parlarvi di uno smartwatch di casa Huawei molto molto particolare, ovvero di Huawei Watch GT2, ma ne parleremo solo dopo la nostra sigla. Prima di tutto direi di andarlo a vedere dal punto di vista estetico. Essendo comunque un prodotto di casa Huawei, si caratterizza per una qualità costruttiva senza precedenti. Il quadrante, lo state vedendo, è un po' grande, quindi dedicato ad un pubblico maschile, infatti è un 46 mm e di tipo OLED, molto molto luminoso, e si vede bene anche in condizioni appunto di luminosità ambientale. Penso che si riesca a vedere molto bene anche durante la ripresa che sta facendo Manuel in questo momento. Una cosa che ho molto apprezzato della mia versione è questo cinturino in questa pelle marrone, realizzato davvero molto bene, che ci dà quell'aspetto al polso molto premium che ricorda quasi un orologio normale, insomma canonico. La cassa è realizzata completamente in alluminio, troviamo questi due tasti che possono essere anche programmati e servono per navigare all'interno del menu e farci vedere quelle che sono poi le impostazioni di cui vi andrà a parlare nello specifico Raffaella tra poco. Se giriamo lo smartwatch troviamo ovviamente tutta la sensoristica, i due pin per la ricarica, comunque batteria davvero molto buona, l'azienda lo dava per una quindicina di giorni, io posso garantire che è così, e ovviamente il rilevamento del battito cardiaco e del sonno. Visto che l'ha provato anche Raffaella, chi meglio di lei vi parlerà delle caratteristiche e delle funzionalità all'interno di questo watch di Huawei. Allora, io ho avuto modo di provare questo dispositivo durante la Red Bull Art of Motion che si è tenuta più o meno una settimana fa a Matera, il weekend del 4-5 ottobre. Per chi non lo sapesse, non ha seguito le nostre storie su Instagram, perché ho anche fatto delle stories, si tratta appunto di una competizione a livello mondiale di free running, per cui appunto Huawei ne è stato uno sponsor ufficiale e ci ha permesso quindi di testare in anteprima il loro nuovo watch, appunto Huawei GT2. Per quanto riguarda quelle che sono le funzionalità più interessanti appunto di questo dispositivo, diciamo appunto in via preliminare che si tratta di uno sport watch, quindi è comunque un dispositivo pensato per chi effettua diciamo attività fisica, ma anche per chi desidera un monitoraggio costante appunto della propria salute, e per tale motivo troviamo alcune funzionalità di base che sono appunto tipiche di questi dispositivi, come può essere il monitoraggio del battito cardiaco, il monitoraggio del sonno, il monitoraggio anche del respiro, o ancora un plus appunto di questo dispositivo è il monitoraggio del livello di stress. Cliccando sul primo tasto possiamo accedere al menu appunto del Watch GT2 di Huawei e possiamo soprattutto vedere quante modalità sport che sono supportate da questo dispositivo. Infatti abbiamo circa 15 modalità sport, non ricordo adesso esattamente quante sono appunto quelle all'interno e quante quelle dell'outdoor, però per ogni sport questo dispositivo riesce comunque a rilevare, ad analizzare, comunque a monitorare una serie davvero quasi infinita di dati. Ovviamente basterà prima di iniziare un allenamento stabilire qual è appunto la tipologia di allenamento che stiamo appunto per effettuare, e poi appunto lo smartwatch andrà comunque ad analizzare quante sono le calorie bruciate, se si tratta della corsa, quanta distanza abbiamo percorso. Un'altra cosa è che tutti i dati che vengono appunto rilevati da Huawei Watch GT2 vengono poi inviati all'app Huawei Health. In pratica infatti diciamo che dal dispositivo riusciamo ad avere semplicemente una visione approssimativa appunto di quelli, certo, che sono i dati raccolti, mentre per avere una diciamo visione molto più dettagliata delle nostre performance o comunque dei dati relativi alla nostra salute dobbiamo accedere all'applicazione Health. Un esempio può essere appunto possono essere appunto i dati relativi al monitoraggio del sonno. Qui, come è possibile, si può appunto notare quanti sono i minuti o comunque le ore di riposo notturno, le ore di sonno profondo, di sonno leggero, quante volte ci siamo risvegliati durante appunto il sonno e così via. Ovviamente ne esiste anche un modello da 42 mm più indicato ad un pubblico femminile, che differisce da questa versione per la batteria, che ovviamente è leggermente più piccola, però avendo un quadrante più piccolo, quindi un display inferiore,
più o meno l'autonomia sarà all'incirca la stessa. Parlando di caratteristiche nude e crude all'interno di questo Huawei Watch di seconda generazione, troviamo il primo processore studiato da Huawei, ossia il Kirin A1, dedicato appunto per questi piccoli accessori di mobilità. È poi presente una memoria interna di 8 GB con la quale potremo ascoltare ad esempio la nostra musica, essendo dotato di una cassa altoparlante qui sul lato destro, e abbiamo 1 GB di memoria RAM. Comunque si muove davvero molto molto veloce, molto molto fluido. Bisogna comunque dire che non ha Wear OS, quindi non è uno smartwatch dotato di sistema operativo del robottino verde, ma comunque le mancanze non si sentono. No. Insomma, un dispositivo interessante che è proposto sui vari canali di vendita all'incirca 229 euro, e che, cosa interessante, è anche un GPS integrato, quindi non si baserà sul GPS del vostro smartphone. Noi vi ringraziamo per avervi seguito. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi, lasciate al canale, campanellina, mi raccomando. Pilaf non c'è, però noi ci accontentiamo lo stesso. C'è Manuel Pilaf, anche un po' Gandalf. E beh, niente, basta, ciao. Ciao. Parlando di caratteristiche nude e crude all'interno di questo smartwatch. Aspetta.